Allora, noi già stamattina abbiamo fatto inoltrare da parte degli uffici preposti alla nostra tesoreria, quindi alla banca di credito cooperativo di Pachino, un'anticipazione di cassa per poter pagare le mensilità di ottobre e di novembre. Questo accadrà, speriamo, in settimana, perché comunque non credo, il sindaco ha già dato conferma del fatto che comunque gliel'accetteranno. Quindi stamattina abbiamo Un'anticipazione di di cassa di cassa quanto? per il pagamento Per degli due stipendi. stipendi, per due mensilità, anche in vista del fatto che la gente sta pagando, il comune, i contribuenti pagheranno l'IMU questa settimana, quindi con questa anticipazione chiaramente garantita dall'entroconto dell'IMU. Quindi questa è la nostra, chiaramente la nostra, intanto per far fronte chiaramente all'esigenza, siamo sotto le feste natalizie e la cosa più logica è quella di andare a pagare sicuramente il personale dipendente, quindi ci stiamo materialmente in questo senso concentrando per poter far sì che almeno due mensilità possano essere corrisposte. Per quanto concerne il discorso della regione, sappiamo perfettamente che si stanno smobilitando, mi è stato anche detto, e stanno lavorando, però sappiamo perfettamente che il 20 dicembre chiude la cassa regionale per poi aprire dopo un mese, quindi se questa, entro questa settimana ce la faranno, ma il sindaco ha avuto l'assicurazione che se ne parlerà i primi di gennaio. Nel gennaio del 2013 ci pagheranno tutto il Ma 2012. parliamo, diciamo, eventualmente del mese di dicembre della tredicesima, perché ottobre e novembre, entro Se noi li Natale dovrebbe. saldiamo, arrivando poi a gennaio, gli salderemo così in dicembre la tredicesima, Quindi quindi, e metterci in pari con i per Natale i pagamenti. dipendenti dovrebbero avere due Due mensilità. mensilità le stiamo chiedendo attraverso l'anticipazione di cassa, quindi ancora una volta stiamo facendo fronte con i nostri mezzi, purtroppo, perché veramente la regione ci sta abbandonando in questo senso, perché doveva avere una priorità assoluta, far respirare i comuni era la priorità assoluta che doveva avere questa regione. E purtroppo ancora una volta mi rendo conto che si pensa a tutto tranne che poi all'interesse dei singoli cittadini, perché in realtà parliamo dei singoli cittadini, che quando non riusciamo a far fronte al personale dipendente e ai servizi di nettezza urbana, mi rendo conto che materialmente non stanno pensando al bene comune. Proprio stamattina, con un introito extra che abbiamo avuto attraverso altri fondi, abbiamo comprato i voucher per poter pagare tutta questa gente che in vista del Natale ha lavorato onestamente per noi, mi riferisco ai servizi sociali, e che stiamo cercando di materialmente acquistarli e darli alle prime delle festività natalizie. C'è un dovere per tutti, non è una mancanza di volontà, però purtroppo ancora una volta riusciamo con le nostre forze, con quelle poche forze che abbiamo in cassa, di poter far fronte giustamente ai diritti dei cittadini. Io non so voi, però personalmente non mi sento soddisfatta delle solite promesse che vengono fatte puntualmente. E di fatto noi abbiamo delle certezze, la certezza che abbiamo perso totalmente contezza delle nostre aspettanze. Un'altra certezza è che voi state trascinando 220 famiglie nella miseria. E le persone che non sono venute, voi potete vedere che tante sedie sono vuote. Noi abbiamo 220 dipendenti, non sono più disposti a partecipare alle vostre riunioni perché si rifiutano di essere presi in giro puntualmente. E come noi siamo presi in giro quelli dell'Accusso. E non è possibile ora parlare di anticipazione di cassa quando la Corte dei Conti ha nella sua relazione evidenziato come questa amministrazione